È il terzo anno che l'amministrazione Cristaldi accoglie questa bellissima iniziativa proposta ai bambini, diciamo, meno agiati. E questo proprio è un motivo in più di condividere con gioia, quindi insieme alle famiglie, un'opportunità per stare insieme. Questa giornata è proprio dedicata a loro, proprio dando un gelato gratis a tutti e permettendo anche loro di condividere una giornata meravigliosa. E quindi diciamo che siamo soddisfatti di aver condiviso con gioia insieme alle famiglie e alle varie associazioni. Salve a tutti, benvenuti nuovamente da Mucio Gusto, come ogni anno. Tutti i bambini, i nostri ospiti, anche grazie al consigliere Francesco Foggia che ci ha proposto questa iniziativa, noi abbiamo preso la palla al volo, quindi giostre e gelato per tutti i bimbi per una giornata di allegria, diciamo. E allora a tutti buonasera, come ogni anno di consueto siamo qui al Luna Park di Mazara del Vallo con tutti questi bambini che a noi ci mettono una gioia immensa. Offrire questa giornata gratuita a tutti questi bambini che vogliono e pretendono di divertirsi come tutti gli altri che non hanno la stessa possibilità. Ti ringrazio di averci dato questa possibilità di dimostrare che le giostre non sono solamente rumore o problemi, ma servono anche ad altro. Come ogni anno si ripete questa giornata all'insegna della spensieratezza per i bambini. Ringraziamo il promotore di questa manifestazione, il consigliere Foggia, e tutte le attività commerciali che hanno contribuito per alla riuscita di questa bellissima giornata. E il sociale prima di tutto e i bimbi in primis. Iniziamo l'estate, la festa dell'estate, con un pomeriggio insieme. Ecco, ci sono tutti i bambini di Mazara, compresi quelli dei quartieri periferici, Mazara 2 e tutte le altre zone di Mazara. Vediamo con quanta armonia, con quanta gioia i bambini si stanno divertendo qui. Prima sono stati da Mucio Gusto a gustare un gelato squisito e poi ora qua stanno godendo sulle giostre che gentilmente sono state offerte dal proprietario delle giostre. È un gesto di grande solidarietà verso questi bambini che hanno la possibilità di trascorrere un pomeriggio particolarmente gioioso all'insegna del divertimento. Ci auguriamo, la nostra amministrazione è sempre molto presente e nello stesso tempo stimola questi incontri, perché ci auguriamo che si possano ripetere anche in seguito. Anche quest'anno si consolida l'iniziativa delle giostre gratis e del gelato gratis. Proprio oggi siamo riusciti a regalare un altro sorriso a questi bambini, figli della nostra città. Dico semplicemente che è stata un'azione importante dove gli attori principali sono proprio i bambini, diversamente abili e meno fortunati. Questo significa che comunque ci sono amici che sono sempre a disposizione per il sociale. Devo ringraziare la gelateria Mucio Gusto che oggi ha regalato un gelato per ogni bambino qui presente. Ma devo ringraziare anche i gestori delle giostre che ogni anno comunque prendono sempre l'impegno di regalare un sorriso, di regalare quella oretta e mezza a chi magari non riesce o non ha l'opportunità di venire nelle giostre. Sappiamo tutti che la maggior parte sono tutte delle associazioni che insistono nella nostra città. Abbiamo cercato di invitare tutti senza guardare colore politico, sappiamo che i bambini non votano, dico semplicemente è un'iniziativa importante, un'iniziativa lodevole. Ormai da parecchi anni che si fa, a circa 7-8 anni se non erro. Naturalmente sono iniziative sempre da ripetere, il sociale prima di tutto, detto e fatto. Dico semplicemente che la nostra, diciamo, noi abbiamo sempre la voglia di fare, di stare vicino a quella gente che comunque merita tanto rispetto e diamo voce a chi non l'ha mai avuto. Naturalmente devo anche ringraziare l'amministrazione della città di Mazara del Vallo che si è impegnata e mi ha coadiuvato comunque nel recapitare tutte le associazioni, e dico semplicemente che non finisce qui e che questa azione avrà di nuovo sicuramente seguito il prossimo anno. Tutto qua, ringrazio veramente di cuore anche TeleBS che ogni anno comunque attraverso il loro sito danno l'opportunità di visionare tutto quello che facciamo, perché oggi gli attori principali sono i bambini delle associazioni di Mazara del Vallo.